Mr. Forrest! Basta. Allora. Mamma mia, ma che ragazza, mai visto? Buonasera. Ma sai che mi piacerebbe stare con tua sorella per vantarmi di averti come cognata? Vabbè, fai un po' di giro, capito, ma non fa niente. Mister Forrest. No, devo fare una domanda. Ma è vero che a Capodanno porta bene avere qualcosa di intimo rosso? Dicono sì, di rinnovare qualcosa. Meno di... male, c'ho un inguine infiammato. E vai, sarà un bell'anno. Io nel tossile. Attenzione, vorrei dedicarvi questo gioco, un classico della magia, un mio cavallo di Troia. Abbiamo un foulard nero. Adesso bastano le parole magiche. Che Yuri che. Bene, attenzione, magicamente, attenzione. E voilà! È la prima volta che applaudo un mago. Bisogna veramente dire. Canala un po'. Buona colomba, brava. Bene, adesso basta perché le pile non è che le regalano, sono come spoetizzare tutto, ragazzi. Allora, per l'esperimento di adesso, innanzitutto io direi di far sedere questa signora, perché immagino che avrà delle caviglione, gliel'ho sì, vista prima. Caviglione, polpacci, cioè, una donna della sua età, già mamma, stare in piedi tutta stasera. Quindi dovresti sederti, ecco qua, ho portato questo sobrio sgabellino. Sgabellino che ho rubato al mio cognato. Che ce l'aveva al campeggio. Bene, ecco, ci sediamo. Guarda. Io vi lascio. Ecco, no, tu devi aiutarci. Bene. Ci sono seggiolini. L'esperimento è questo. No, stai in piedi, tu stai in piedi. Stai in piedi, perché devi sederti? Siamo noi seduti, la soubrette e il mago. Siamo tutte teste all'altezza. Cioè? No, niente. Mamma mia, bene. Ma quel vestito è commestibile? No, mi piacciono i vestiti commestibili. L'altra sera una ragazza mi ha detto che aveva l'intimo no commestibile. Una figura al pronto soccorso. Mi erano rimasti gli slip qua. Vabbè, comunque, facciamo gioco che meglio. Beh, che fai okay. Se tu devi alzarti, perché adesso sì, il gioco è questo, aiutare. Attenzione. Di solito i maghi fanno i giochi con le colombe, con i foulard, con le corde. Io no, lo farò con le carte. Con le carte. Allora, innanzitutto serve questa corda, e tu dovresti assicurare le mie ginocchia alle mie polsa. Bene, allora, innanzitutto facciamo... fai un primo nodo. Attenzione, questo nodo gioco proprio. È bello da fare, così. Ma noioso da vedere. Bene, un bel nodo. Ecco qua, ecco, Claudio sta facendo un bel nodo. Ecco, bene, adesso metto le mani così. Il naso è mio. Nodo? Vado? Un altro nodo, sì. Può fare un nodo anche la nostra puoi amica. Fare un nodo? Puoi fare un nodo e fai un bel nodino. Sai cucinare? Il nodino, cucinare ho detto una battuta bellissima, che è piaciuta solo a Yuri Checchi, meno male. Allora, l'esperimento è questo. Adesso lì c'è una mantella da barbiere. Non so se l'hai mai vista in vita tua. No, dico, scusa, sembra di parlare della... Purtroppo. Ma quante ne so? Non lo so quante ne so. Adesso dovresti, sai come si allaccia? Sì, l'ho visto nei film. No, dai. Guarda, qui c'è un bottoncino. Sì, l'ho visto, dai. Bene, nel terzo. Dai, che fra un po' è mezzanotte, ragazzi. Adesso serve un... No, serve un mazzo di carte. C'è un mazzo di carte? No, io no. Tu c'hai un mazzo di carte? No, per fortuna, fortunissima. Ecco qua, le ho portate io. Oh. Ecco qua, bene. Dovreste gentilmente... che c'è? Dovreste gentilmente mischiare le carte, bene. E far vedere al pubblico che sono carte normali e carte diverse una dall'altra, l'altra dall'una, bene. Diverse la noia dei maghi e... Ciao Michelle, come stai? Io mi sto diventando un casino. Di questo gioco se ne parlerà tutto il 2001, pensa. 8 minuti forse. Vabbè, allora sbrighiamoci. Dai, devo fare. Bene, dai. Allora, ho mescolato, dai! Adesso devo dare una miscolata anch'io. Ma, scusa, posso? No, aspetta, perché devo dare una mescolatina anch'io, scusa. Come, ma no, dai, ma... No, se no la gente pensa che c'è il... Come, io comunque io sono sempre legato, non c'è problema, se vuoi guardare non c'è no, problema. Grazie. Adesso dovresti fare scegliere una di queste carte a Michelle. La scelta? Sì, la devo scelta. Farla vedere? No. La carta, dicevo. Perché cos'altro volere? No, tu sai che hai fatto no, tacchi a spillo, esatto. Però adesso non è che deve allargare. Ma non dirle tacchi a spillo. Bene, allora attenzione. Vai. Devi nascondere la carta in un posto difficilmente raggiungibile. Dai, mettila non lo so, dove vuoi? Dove sotto sotto la sedia, lì così bene.
ho detto un posto difficilmente raggiungibile, però va bene. Non ce ne sono tantissimi. Adesso io mi concentro. Quanto tempo ho per concentrarmi? Pochissimo, guarda, mancano 5 minuti e mezzanotte. Dai. Io mi sto concentrando. Ti ricordi la carta, Michelle? Sì. Adesso mi concentro e con un piccolo lavoretto di abilità manuale. Vabbè, però se lei si gira, scusa. Chiudi gli occhi, che te frega? Ah, giusto, chiudo gli occhi. Dai! Riuscirò? Sono imbarazzato. Dai, scusa, no, finisco. Riuscirò. Io, voglio finire il gioco. Allora, questo è il gioco. Riuscirò la carta. Adesso a raggiungere vedere. L'apice. Ma lo dai. Sto raggiungendo e magicamente. Allora. Il due di cuore. Ma quante ne so! Non lo so. Vabbè. Vai via!